abbiamo questo tesoro in base di te, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. Parola di Dio. Nicht in me Pascali laudes, im Moment Christi ani, Agnus Redemptoris, Christus, Christus innocens mani, reconcilia, peccatoris. Mors et vita duello, conflixere vivendo, dux vite mortus negativus. Dic nobis Maria, qui filis impia, sepulcrum Christi viventis, et gloria vidi Angelicus testes, sutarium et vestes, surrexit Christus vestea, precedet suos in Galilea. Scimus Christus surrexisse, amor tuis vere, nobis victores miserere. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo, Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piange?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi,
ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e ciò che le aveva detto. Parola del Signore. Presentino coloro che devono essere ordinati diaconi: Luca Illich. Eccomi. Tomislav Kujava. Eccomi. François Xavier Chambounot. Eccomi. Samuel Afonso. Eccomi. Antonio Kankakba. Ecco. Nirmal Finch. Eccomi. Vincenzo Utupie. Ecco. Carlos Miranda. Ecco. Didier Cimalamungo. Eccomi. Dominic Utuku. Eccomi. Arpad Yonchon. Eccomi. Ivar Juhnevic. Eccomi. Ivan Junusic. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati diaconi. Sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine e
Fratelli e sorelle, quale straordinaria ricchezza spirituale in questa pagina del Vangelo di Giovanni che abbiamo appena ascoltato. Essa illumina non solo il percorso della fede pasquale di Maria Maddalena, ma anche quell'itinerario di vita in Cristo che siamo chiamati a realizzare. L'episodio contiene una sorta di pulsione vocazionale, e questo è forse sorprendente, poiché noi siamo abituati a situare le chiamate vocazionali all'inizio del discipolato, quali momenti embrionali della nostra storia. A dire il vero, però, un cristiano è sempre in embrione. Siamo incompiuti e in cammino. La nostra vita è una successione di nascite. E anche chi ha già compiuto una lunga strada alla sequela di Gesù è chiamato, davanti all'evento della sua Pasqua, a sentirsi convocato a un nuovo inizio, come se tutto in noi fosse destinato a ricominciare, a reinventarsi nella luce del risorto, a immaginare e riconfigurare il mondo partendo dall'esperienza pasquale. Per questo avevano ragione gli ebrei che, dopo aver ascoltato l'annuncio pasquale di Pietro, si sentirono trafiggere il cuore e dissero agli apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo essere? Sono domande tipicamente vocazionali, la cui attualità a ogni Pasqua ci deve trafiggere di nuovo il cuore, come se fosse la prima volta. Cari eletti al diaconato, anche voi siete qui oggi perché Cristo vi ha squarciato il cuore, perché sentite che c'è un prima e c'è un dopo rispetto alla Pasqua di Cristo, perché nel più profondo di voi stessi sentite che Egli fa nuove emotivamente legata a quella situazione. Ma guardate da fuori. Tante volte stare all'esterno è anche la nostra posizione. Lo contempliamo con curiosità, ci accostiamo a esso in diversi modi, mantenendo però il nostro campo e quello di Gesù separati. È la tappa in cui siamo noi a fare domande, a interrogare senza capire il mistero impenetrabile, a bussare alla porta senza vederla aprirsi, a piangere su ciò che ci sembra essere soltanto assenza e lutto. Nella nostra immaginazione, in questa tappa, ci troviamo soli, soli con il nostro dolore o la nostra speranza, solo con le nostre domande e la nostra ricerca. Poi c'è un passo avanti significativo. Maria si chinò verso il sepolcro. Passò da una visione puramente esterna alla visione interna. Osò vedere le cose a partire da dentro. E avviene che ora è questa nuova realtà a porre delle domande a lei. Donna, perché piangi? Chi cerchi? E di colpo
Maria è già entrata, senza saperlo, in dialogo con Gesù, anche se lo confonde ancora con il custode del giardino. Ma commentando questo equivoco di Maria, la scrittrice Marguerite Yourcenar richiama l'attenzione proprio su questo: che nome più bello, giardiniere o custode del giardino, per colui che fa spuntare tante sementi nell'anima umana. L'ambiguità infine si scioglie e siamo così alla terza tappa della scena evangelica, quando Gesù chiama Maddalena per nome, Maria. A questo punto, ci dice il narratore, ella si voltò. Possiamo pensare a un semplice gesto fisico, quello di girare il volto e rifocalizzare lo sguardo. Ma il verbo greco utilizzato, strefo, ci autorizza a pensare che per Maria Maddalena si trattò quella volta non di un semplice gesto esteriore, ma di un vero ripensamento spirituale ed esistenziale, di un'effettiva conversione del cuore. Si girò verso Gesù. Che cosa dobbiamo fare, chiedevano i giudei il giorno di Pentecoste? E Pietro diceva loro, convertitevi. E quanto accade anche con Maria, quando udì il proprio nome e si voltò radicalmente verso Gesù, dicendogli, Rabbi, che significa maestro. Carissimi Arpad, Pa, Carlos, Didier, François Xavier, Ivan, Ivar, Luca, Mutuco, Nirmal, Samuel, Tomislav e Vincenzo. Queste tre tappe raccontano anche il vostro cammino. Inizialmente avete guardato al mistero di Gesù da fuori, con curiosità, facendo domande. E in questo siete stati certamente aiutati nella vostra storia, dall'esempio della vostra famiglia, dagli amici, dall'ambiente in cui siete cresciuti. Poi, per grazia di Dio, a ciascuno di voi è stato concesso uno sguardo a partire da dentro, che vi ha fatto sentire come fosse Cristo, invece a porvi le domande. La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? E voi, chi dite che io sia? E adesso Cristo chiama ognuno di voi, pronuncia il vostro nome. Siete così chiamati a voltare la vostra vita verso di Lui, con fiducia e decisione, con radicalità evangelica e creatività culturale, configurandola a quella di Cristo servo e prendendo Lui come maestro ogni giorno fino alla fine. Come spiega San Paolo nella lettera ai Corinzi, abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. Non dobbiamo aver paura. Ciò che ci allontana da Dio non è la fragilità, ma l'autosufficienza. Non è la debolezza, ma come spesso ripete Papa Francesco, è l'autoreferenzialità e il delirio di potere. Ciò che ci allontana da Dio è il sentirci padroni, dimenticando l'essenziale. Che non c'è gioia né più grande né più alta
che servire come Gesù ci ha insegnato. Cari eletti, conformate la vostra vita a quella di Gesù, che ci indica la vera diaconia. Sia Cristo colui del quale la vostra vita parla in abbondanza. Sia Cristo colui che i vostri gesti illuminano, che le vostre parole scoprono, colui che il vostro stile di vita rivela con semplicità, autenticità, bellezza e profezia. E non vi dimenticate che il mondo di oggi, con tutta la sua complessità, ha soprattutto sete di testimoni. È così bello, è così esatto il modo in cui Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli: ho visto il Signore. Anche voi avete visto il Signore. Lasciatevi adesso abitare e trasformare da Cristo, affinché Egli trabocchi in voi, vivificando il mondo secondo il suo disegno di salvezza, di gioia, di amore. Figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del diaconato, dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Volete essere consacrati al ministero nella Chiesa, per mezzo dell'imposizione delle mie mani, con il dono dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Volete esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità, in aiuto dell'ordine sacerdotale, al servizio del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Volete, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il mistero della fede, per annunziarla con le parole e le opere, secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Sì, lo voglio. Voi che siete pronti a vivere nel celibato, volete, in segno della vostra totale dedizione a Cristo Signore, custodire per sempre questo impegno per il Regno dei Cieli, a servizio di Dio e degli uomini? Sì, lo voglio. Volete custodire e alimentare nel vostro stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore, secondo la vostra condizione, insieme con il popolo di Dio, per la Chiesa e il mondo intero? Sì, lo voglio. Voi che sull'altare sarete messi a contatto con il corpo e sangue di Cristo, volete conformare a Lui tutto.
tutta la vostra vita. Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Promettete al Vescovo diocesano e al vostro legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza. Lo prometto. Filo per la cura. Sì, lo prometto. Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in voi la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, per
perché conceda la sua benedizione a questi suoi figli che ha voluto chiamare all'ordine del diaconato. Prega per noi, San Giovanni.
Sant'Antonio di Padova, prega per noi. San Tommaso d'Aquino, prega per noi. San Vincenzo Ferrari, prega per noi. San Ignazio di Loyola, prega per noi. San Francesco Saverio, prega per noi. San Pietro Fabre, prega per noi. San Roberto Belardino, prega per noi. San Stanislao Kostka, prega per noi. San Giovanni Bergmans, prega per noi. San Luigi Gonzaga, prega per noi. San Giovanni Maria Vianne, prega per noi. San Pio de Medicina, prega per noi. Santa Catalina da Siena, prega per noi. Santa Teresa di Gesù, prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, prega per noi. Santa Giuseppina Vaquita, prega per noi. Santa Teresa di Calcutta, prega per noi. Santa Monica, prega per noi. Santi e sante di Dio, prega per noi. Nella tua misericordia, al mondo intero la
Ascolta, o Dio, la nostra comune preghiera. Accompagna con il tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale e santifica con la tua benedizione questi tuoi figli che noi confidiamo di poterti offrire per l'esercizio del sacro ministero della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Dio onnipotente, sorgente di ogni grazia, dispensatore di ogni ordine e ministero, assistici con il tuo aiuto. Tu vivi in eterno e tutto dispone e rinnovi
con la tua provvidenza di Padre, per mezzo del Verbo tuo figlio, Gesù Cristo, nostro Signore, tua potenza e sapienza, compi nel tempo l'eterno disegno del tuo amore. Per opera dello Spirito Santo, tu hai formato la Chiesa, il corpo di Cristo, varia e molteplice nei suoi carismi, articolata e compatta nelle sue membra. Così hai disposto che mediante i tre gradi del ministero da te istituito, cresca e si edifichi il nuovo tempio, come in antico cedesti i figli di Levi a servizio del tabernacolo santo. Agli inizi della tua Chiesa, gli apostoli del tuo figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero sette uomini stimati dal popolo come collaboratori nel ministero. Con la preghiera e con l'imposizione delle mani, affidarono loro il servizio della carità per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annuncio della parola. Ora, oh Padre, ascolta la nostra preghiera. Guarda con bontà questi tuoi figli che noi consacriamo come diaconi, perché servono al tuo altare nella tua Santa Chiesa. Ti supplichiamo, Signore, infondi in loro lo Spirito Santo, che li fortifichi con i sette doni della tua grazia, perché compiano fedelmente l'opera del ministero. Siano pieni di ogni virtù, sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, umili nel loro servizio, regge e puri di cuore, vigilanti e fedeli nello spirito. L'esempio della loro vita generosa e casta sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo. Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto, forti e perseveranti nella fede, siano immagine del tuo figlio che non venne per essere servito ma per servire, e giungano con lui alla gloria del tuo regno. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
ricevete il Vangelo di Cristo, del quale siete divenuti gli annunziatori. Credete sempre ciò che proclamate, insegnate ciò che avete appreso nella fede, vivete ciò che insegnate. Ricevete il Vangelo di Cristo, del quale siete divenuti gli annunziatori. Credete sempre ciò che proclamate, insegnate ciò che avete appreso nella fede, vivete ciò che insegnate. Thank you.
Intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra
offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventi il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare il sacrificio. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, presi il calice, ti rese grazia con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo José, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai chiamato. Assisti nel loro ministero i tuoi servi, Alba, Bato, Carlos, Didier, François Xavier, Ivan, Ivan, Luca, Mutuku, Nirmay, Samuel, Tomislav e Vincenzo. Oggi ammessi all'ordine del diaconato, rendili veri imitatori di Cristo nel servizio del suo corpo, che è la Chiesa. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Vi congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ti accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti,
ricordati di Maria, Giuseppe, Gregory e Victor, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, e venga il tuo regno, sia santificata la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Libraci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Thank you.
esaudisci, Dio onnipotente, le nostre preghiere e guida alla beatitudine eterna questa tua famiglia che hai ricolmato della grazia del battesimo. Per Cristo nostro Signore.
Ringraziamo ancora i nostri compagni per il servizio liturgico sotto la guida attenta di Padre Massimo Marelli, il rettore di questa chiesa. Ci ha aiutato e sostenuto con il canto il coro del Collegio del Gesù, al quale rivolgiamo anche la nostra stima. Grazie. Finisco prendendo ancora in prestito parole del nostro Padre Ignazio, pregando la Santissima Trinità che per la sua infinita e somma bontà ci dia la grazia abbondante, perché sentiamo la sua Santissima volontà e la compiamo interamente. Amen. Alleluia. Signore sia con voi. Dio che vi ha chiamato al servizio degli uomini nella sua Chiesa, vi renda strumento della sua carità verso tutti, specialmente i poveri e i sofferenti. Egli che vi ha affidato il compito di predicare il Vangelo di Cristo, vi aiuti ad essere con tutta la vostra vita autentici testimoni della sua parola. Dio che per mezzo del suo Spirito vi ha costituito dispensatori dei suoi misteri, vi conceda di essere costruttori di verità e di pace a imitazione di Gesù Cristo, suo Figlio. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. Amen.
Thank you.